Il drago decide di distruggere il trono anziché Jon Snow, anziché tutti e due, perché fuoco per tutti e due ce n'era. Perché questa scelta? Perché non uccidere Jon, distruggere il trono? Il drago è realmente intelligente? Che premetto. Cosa no, dice l'accusa su questo punto? Premetto io una cosa che ho detto sin dalla primissima puntata che ho visto di Game of Thrones. Ho fatto, ma scusate, ma perché c'hanno ancora sto trono se la gente si ammazza a vicenda? Ecco, il drago da solo è arrivato a capire, perché l'hanno detto tutti quanti e mi sembra anche palese, è arrivato a capire che se la gente continua a morire è colpa del, cioè, colpa del potere rappresentato dal trono. Quindi che la mamma è morta per quello. Quindi si incazza prima cosa col trono. Perfetto. Col trono. Per me ci sta, anzi sono stato felice, volevo abbracciare Drogon, io adotterei volentieri Drogon. Drogon, se ci sei chiamami. Sono libero. Attenzione che così potrebbe sembrare un ciuchino e drago insieme reincarnati. Dici, perché non ammazza Jon Snow? Effettivamente, cioè, perché un Targaryen? Perché a maggior ragione a questo punto quando ma magari si sarà innamorato come la padrona, ma che ne sapete voi? Se lo lumava effettivamente quando baciava la mamma, effettivamente sì, diceva tu te la baci, si capiva bene quello sguardo di Drogon, però forse l'aveva accettato in qualche modo. E avendo l'accetto dici, se ammazzo anche te, poi alla fine divento stronzo quanto te. No, cioè, possibile che un drago sia così intelligente? La domanda che mi sono posto io è questa: ma i draghi sono sempre stati intelligenti e l'hanno fatto vedere parlando fuori onda con lui? Mi ha spiegato che Tyrion lo dice che i draghi sono. Allora, sì. Se prendiamo l'immaginario collettivo, se si parte dall'inizio, devo essere breve, cioè i draghi convivevano con gli elfi, si faceva una guerra, poi gli elfi erano più magici, gli hanno dato i poteri ai draghi, quindi non si sono più scontrati e quant'altro. E quindi so, essere senzienti, intelligenti e quant'altro. Ma in tutta la serie io non ho mai percepito, almeno questo io, magari sono deficiente, io non è il drago, che i draghi fossero così intelligenti. Perché adesso, cioè, hanno solo obbedito. Non avevano bisogno di fartelo vedere. Però è anche vero che i draghi sono sempre, alla fine dell'ottava stagione, quanti anni ci avevano? Avevano raggiunto prima la maturità. Poi la pecca è stata lì, nel senso non far percepire, oppure far vedere l'evoluzione, perché fino a là sono stati esseri comandati. Non lo uccide proprio perché questo ha il potere, il Targaryen, e gli dice io non posso ammazzare l'unico padrone che mi è rimasto, cioè l'unico amico padrone, l'unico che ha lo stesso sangue mio. Non voleva ucciderlo probabilmente, non reputava fosse necessario ucciderlo perché era arrivato al punto, cioè il drago capisce evidentemente che la madre muore perché bramosa di potere, muore per la brama del potere. L'arma di distruzione che lei ha sempre usato fondamentalmente diventa esattamente ciò che distrugge realmente la ruota, che era quello che poteva rompere e non per trono. Quindi questa cosa è bellissima. Sono viverne, non so draghi, quindi magari può essere pure quello. Le viverne hanno ali e due zampe, i draghi ci hanno quattro zampe più le ali. Vabbè, quelle sono viverne, quindi può essere che queste sono viverne. Secondo me, pure dalle non so se è stata una cosa voluta, un'impressione mia soltanto, da quando diciamo Jon iniziava a frequentare Daenerys e c'era anche Drogon, lo sguardo di Drogon verso Jon era come per dire, non come se ti sto accettando, pure attento a quello che fai, attento, diceva attento che questa è strana. Tant'è che io quando lui sale, dopo che lui l'ha stabbata, ma non è normale, l'ha lasciata là per terra, Drogon arriva e lo guarda e fa meno male che hai fatto tu, se no io non sapevo come farlo e questo era un piglia fuoco. Capito? Pure gli atteggiamenti di Drogon sul finale, non so se, non lo so, era appesantito dal fatto che erano morti i fratelli, perché comunque ormai io sono convintissimo della senzienza dei draghi. Mi stai dicendo che si era rotto il cazzo anche Drogon? Sì, praticamente sì. Secondo me lui non voleva che Daenerys reagisse così. Niente, io mi ridò alle parole di Tyrion che dice i draghi sono più intelligenti degli umani. Sì. Quindi per me Drogon va oltre il fatto che lui è un puro strumento nei vari Daenerys. Ok, lui è costretto a farlo perché comunque è la madre. Sì. Avviamoci verso la conclusione. Sì. Bran sul trono. Cosa dice l'accusa al riguardo? Allora, Bran sul trono. Come scelta di sceneggiatura. È comparsa una bottiglia qua. Come non è né Starbucks ci né sta. La, però. I personaggi si sono mossi per arrivare a quel punto, anche se un po' a scatti, diciamo. Alcuni punti logici sono stati saltati, ma Bran sul trono ci sta.
La cosa che sta meno è che tu, sorella di Bran, di punto in bianco ti alzi, stai riseduta e fai: ah no, guardate, il nord si tira indietro, ciao. Vabbè, Bran, che è tuo fratello, ok, vai pure. Nessuno degli altri dice niente. Ma erano Greyjoy, tutti amici comunque, sì, a parte dopo essersi scannati per anni e anni per avere il trono, per avere più o meno potere. Mm-mm. No, io me ne vado, io esco fuori dai giochi, ciao. E nessuno che dice: allora anch'io. Qualcuno ha detto Yara Greyjoy. Yara Greyjoy. Onesto, ci sta. E questa è una cosa che ci sta. Allora, ci sta di Sansa. Perché io oggettivamente io la capisco quella cosa. È giusto, al di là del fatto fratello, sorella o qualcosa. Ci sta, Sansa fa quella sua richiesta, va bene. Ci stava anche che allora a quel punto Yara, che tra l'altro poco prima rompeva le palle, Dorn pure, che Dorn storicamente sempre un po' ostile alla corona in generale, vero? Il principe di Dorn. Vabbè, se sa che è. Che dorme. Però ci siamo appena autodisposti, secondo me. Nel senso, alla gente non fregava. Cioè, a te magari fregava, a me poteva fregare. Alla gente fondamentalmente non frega il fatto che Yara sia lì a completare il cerchio e dire: oh, ma allora anch'io però voglio l'indipendenza, sai, ma com'è, l'ho sempre voluta, sono qualcosa. Tutti amici, anche sugli altri sono figli. Cioè, tutti amici, c'è lo zio, c'è il cugino, l'amico. Bisognava avere, secondo me, la forza, tra virgolette, nel finale di capire: questa cosa la vorrei, completava a rigor di logica, però mi faccio trasportare dall'emozione di quest'ultima puntata, di quello che mi sta dando, e chiudo l'occhio. Cioè, a me questo calo di tensione da Jon che alla fine si convince, uccide Daenerys, e poi sì, l'elezione di Bran, passi a una monarchia di tipo elettivo, hai rotto la ruota, però poi no, io me ne vado. Ok, Jon colpevole regicidio, però è un Targaryen. Però no, dobbiamo mandare a esiliarlo, perché sennò Vermegrigio rompe le palle, lascia perdere. Però, magari Vermegrigio se ne va, non tornerà mai più. No, lui, via. Dopo però ci sta il fatto che, raga, qua è un compromesso. John, mi spiace, purtroppo, allora, se ti liberiamo succede il macello di qua, perché la città è invasa dai Immacolati. Poi mi puoi sindacare che quelli sono moltiplicati per mitosi. Però ci stanno, e quindi pigliamone atto. Succedeva un macello. Sì, ovviamente non lo vuoi uccidere, perché poi succede un macello da un'altra parte. Sansa l'ha detto subito appena stavo là. Minacciò, non ricordo le parole esatte, ma minacciò: ci stanno gli uomini del nord qua fuori, vedi un po' che devi fare. Quindi compromesso. Tra l'altro compromesso con come si dice? Cognizione di causa. Perché poi sì, ma lui c'è stava, gli piace da tornare al nord, lui è della casa sua, è l'unico posto dove sì, si è sempre sentito bene. Bene, gli piace. Io vado lì a puntare un soldino sul fatto che è il compromesso, ma anche pilotato del tipo: tanto John là sta bene, non è un problema. Però non si capisce. Semmai poi non c'ha, ma perché quello è un caso di città. Il problema sta dopo, del fatto in cui però per me Grigio scena, piglia la nave e se ne va. Allora, a quel punto magari mi puoi perdere un po' la logica e ma a questo punto, se tanto poi per me Grigio se ne va, c'è la fretta di mandarlo. Allora mi fai una scena di 10 secondi in cui mi dici: no, ma io sarei tornato al nord comunque, perché preferisco stare là. Ok. Quello cioè, che io lo so vedere, che lui, io lo so che lui sta bene. Però ecco, sono dettagli, perché tanto tu lo uno sai. Uno che vuole tornare a essere a casa diventa uno che viene proprio bene, grazie di nulla, va a bene. Però tu questo lo sai, perché lui, tu sai cosa vuole lui. E perché effettivamente il finale è andato dove sta bene? Perché sta bene? Perché aspetta, sta bene che stanno, torni al nord, ma aspetta, così aspetta, proprio sembra più una cattiveria che un... Due problemi, di cui uno adesso piano piano me lo sto a dimenticare. Il primo è, prima di tutto questo, cioè Jon ammazza Daenerys. La fase in mezzo che è successo? Esatto. Raga, però là c'è scena. No, ci sta. No, nel senso no, perché cioè, il salto ci sta. T'ammazzano, sì, ci sta. È un'esperienza narrativa, pure che non è mai stato usato prima, non significa che non può essere usato. Ma no, cioè, ma non ti giustifica il fatto che lo catturano e non lo uccido, perché la prima cosa che ti viene a mente a un soldato come non puoi Vermegrigio o i restanti, visto che sono soldati, e prendere e t'ammazzano. Sei... A me il finale è lasciato un po' così. Però c'è da dire che me l'ha fatto notare una mia amica Roberta, ci tengo a dirlo perché me l'ha fatto uno lei, che praticamente tutti i figli degli Stark, alla fine quelli sopravvissuti, fanno la fine dei metalupi. Cioè Arya, cioè il metalupo aveva il nome che era l'anagramma di viaggiatrice,
Esatto, viaggiatrice guerriera, e lei diventa una viaggiatrice guerriera. Lady di Sansa. Di Sansa, Sansa diventa Lady. E Jon Snow diventa un ghost, perché è proprio uno spettro, un fantasma. Se vuoi, Bran diventa estate, perché fondamentalmente l'inverno finisce. Esatto, e esatto, ok. Detto questo, il problema è un altro. A che cazzo serve la barriera? La barriera c'è, Adesso. Sì, ma guarda, la barriera non c'è, sono più gli estranei. Ufficialmente lui viene mandato. Aspetta, aspetta. No, non è stata. Aspetta, questo è un errore, però, che spesso viene fatto. La barriera non è crollata in totalità, in tutto, C'è un muro. È crollata una parte della barriera, ma non tutta la barriera. Ma manca la funzione della barriera. Esatto. Cioè, ok, però c'è la funzione dei guardiani della notte. I guardiani della notte non è il posto che si pensa serve a proteggere. Il nord, quel confine tra nord e vedo nord, è una specie di condanna all'ergastolo. Bravissimo, esatto, cioè il guardiano della notte è fondamentalmente quello lo scopo. Quello è un posto, non dico che è un carcere, ma insomma, ma è una specie di costruito, se la barriera era costruita insieme una magia, come spiega lo zio di... La barriera non è stata ricostruita per il semplice fatto che non è crollata tutta intanto. E non mi pare che ci siano inquadrature di barriera completa alla fine. C'è stata un'inquadratura che di barriera totale. Mi pare che la barriera sia ricostruita da parte del portone, mi sembra. Sì, esatto. Ma comunque in generale, al di là di come, se viene ricostruita, in che modo, non so quanta ne fosse crollata, che il castello dei guardiani è ricostruito, ci può stare nel momento in cui tu vedi che Approdo è stata ricostruita. Sono passati 2-3 mesi. Tyrion quando gli va a parlargli fa tipo sono settimane che sei qui, sono mesi che sei qui, una cosa del genere. Francamente, cioè, ci sta pure, non mi serve che tu mi fai vedere 2 mesi dopo come mi fai un cartone animato. È ricostruito, ci sta. La scena che proprio mi è piaciuta di meno in finale è la riunione, quella di il consiglio del ristretto di Re Bran lo spezzato, che più che altro è stata una scena da sitcom, perché era sitcom, dai. Io sono il maestro del coin. Ma se fino all'altro giorno è mignotta, io sono il maestro del coin. Ci sta, sì, infatti. E se non sai tu come spendere i soldi, adesso facciamo fino alle 4 di notte a parlare di loro. Ci sta che Bran sia arrivato al trono, è logico. A me, però, da appassionato di fantasy, fantascienza e tutto quanto, mi sta un po'. Cioè, non lo so, c'è qualcosa nel cervello che mi stride, perché un personaggio come il Corvo a tre occhi dovrebbe, secondo me, la mia visione del mondo, restare super partes, sì. E restare a garantire la pace, l'equilibrio. Qui invece, diventa una sorta di Deus ex machina, cioè io posso conosco il passato e forse anche il futuro delle persone, probabilmente, e quindi posso gestirle. Quindi tutte le persone hanno affidato i loro destini a me. Tutte le persone affidano il loro destino a me e io li comando e li guido. Quindi il libero arbitrio, abbiamo capito che è una stronzata. Il libero arbitrio possiamo anche buttarlo, perché con il libero arbitrio la gente si ammazza a vicenda. Ti dico anche di più: Corvo a tre occhi, se potesse effettivamente vivere come ha vissuto il Corvo a tre occhi, l'ultimo che ha vissuto, quindi parli di millenni. E c'è sempre comunque la punta di cattiveria, di millennità, mi fa dire: e se invece Bran avesse fatto tutto questo per vendicarsi di essere stato spinto giù da quella cazzo di torre? Ma quindi questa ruota però è stata distrutta o no? È stata cambiata. Non c'è più un Hanno messo la ruota di scorta. Non c'è più un re per via ereditaria, c'è un re per elezione del popolo. Sempre che Bran non duri mille anni. Non c'è dato sapere. I membri del consiglio ristretto sono tutti quanti i consiglieri e i bracci destri, cioè quelli che sono sempre rimasti fedeli in secondo piano. Davos, che era Stannis, è morto Stannis, ha preso Jon Snow, è sempre rimasto con Jon Snow. Ma per esempio, le persone, Brienne, che Brienne, è l'onore fatto donna, Podrick, Bronn, che è la persona più schietta che sta a Game of Thrones, al di là della fedeltà a qualcosa. Ma Tyrion, che anche se ha sempre, è sempre messo, quanto dice, dalla parte sbagliata, o comunque ha sempre avuto idee sbagliate, quello era il momento di depressione che ci aveva stando in cella, però alla fine lui è l'unico che effettivamente ha esperienza politica e quindi può dirigere il concilio. Allora per concludere, concludiamo. È mezzanotte e un quarto. Bran sul trono. A me è rimasta impressa una frase che non c'entra un cazzo di Game of Thrones, da Futurama. Non so se vi ricordate la puntata in cui Fry voleva trovare Dio col cannocchiale. Sì, è venuta in mente anche a me. Il lavoro di Dio è... Esatto, quando fai una cosa fatta bene, nessuno si accorge che tu abbia fatto qualcosa. Esatto.
È venuta in mente anche a me. Per me quello è il ruolo di Bran. Tutti a dire che non ha fatto qualcosa, però alla fine lui ha orchestrato, non lo sai, perché ha fatto così bene che non sembra che abbia fatto qualcosa effettivamente. Il lavoro di Dio è lasciare il libero arbitrio, però allo stesso modo lui controlla. Noi non riusciamo a capirlo questo, perché per noi è libero arbitrio, come facciamo a essere controllati? E quella è la questione dell'essere super partes. Tu questa cosa di Bran non la puoi capire mai. Può gestire in maniera giusta. Giusta nel senso fare tutto ciò che è necessario fare, non giusto. Perché necessario può essere sia una cosa moralmente giusta che sbagliata. Jon Snow. Allora, tutti quelli che dicono, vabbè, potevano fare male Jon, tanto gli Immacolati se ne vanno, non hanno capito un cazzo della serie. Tu la stai nel Medioevo, dove soprattutto Jon Snow... L'hai toccata pianissimo. No, è perché è così. Jon Snow è la persona più onorevole, penso, dopo Brienne all'interno del Trono di Spade. Come la quindi si capisce. Esatto, quindi se lui ha subito quel destino come pena, lui non farà mai una cosa per andare contro una legge, soprattutto dettata dal re, soprattutto... sapendo che quello è quello che, lui, che lui si è meritato. Non vuole vivere quella vita dove ha subito sempre un'etichetta come Tyrion. Lui vuole svincolarsi da questa etichetta di bastardo, di re del nord, di Targaryen, dove lì potrà essere libero lui di essere lui se stesso. Lui è Jon lì, non è Jon Snow, non è Aegon Targaryen, non è Jon Stark, lì è Jon. Quello che alla lunga c'è. Tant'è che lui non viene neanche, lo seguono, ma non c'è mai una scena in cui viene nominato re del popolo libero. No, no. Lui lo seguono perché è Jon. Lui è Jon in mezzo al popolo. Perché era Jon, non perché era il suo re. Arya invece... Aria può andare. Aria va bene, Aria, dai. Aria ha uno spirito libero. Aria, anche se gli ho criticato gli occhi a palla, Aria le voglio molto bene. Aria ma secondo me c'è un vago morbo di Poseidon là. Potevano mandarla ovunque, comunque nessuno avrebbe detto qualcosa, perché comunque il suo ciclo è finito. Sansa che chiede l'indipendenza del nord, rispecchia lo spirito del padre. Esatto. Sì, il fatto che tutti quanti l'accettino così in maniera passiva non ci sta, cioè secondo me se il suo forse è stato un po' più però lei ha imparato a essere un grande politico da due Sansa ha vinto il trono, cioè ha vinto il gioco del trono. Sì, esatto. Sì, ha vinto lei assolutamente. Ha lì a nord non te lo fanno vedere perché non c'era tempo, ma ti hanno dimostrato comunque a poco a poco che lei ha saputo governare al nord quando Jon nella settima stagione era a cagare al suo esatto quanto lei là se l'è costruita la fiducia. Sì, non lo dico, quello lei viaggi. Dico soltanto una cosa, grazie per il Klagenball. Il Klagenball è stato apprezzato. La scena migliore di tutta quanta l'ottava stagione. Mastino sarai sempre nei nostri cuori. Nettamente Sandor scena ci migliore manchi. Dopo di quella in cui Tormund si sbrocca. Può essere tutti Tormund, invece siamo tutti quanti Jorah Mormont. Quindi ricordatelo. Più bambini. Grazie. Va bene, concludiamo questa serata. Grazie. E ringraziamo molti multiverso. Sì. Che ci ha ospitati di Frosinone, perché questa puntata l'abbiamo girata a Game Frosinone Shop, Spazio Gio. Allora io semplicemente vi ringrazio per essere venuti qui e noi ti ma figurati, spero che questa collaborazione potrà ma no, spero appunto che questa collaborazione potrà proseguire con altri magari temi, altre tematiche sempre riguardante l'universo fantasy, perché no, oppure comunque quello delle serie TV. Sì, però cliccate like, fate pubblicità, perché sennò io a manetta proprio venite al multiverso perché potrete avrete venite anche al multiverso perché così avete forse anche l'occasione di conoscere i prossimi potete anche imparare a giocare a Dungeons and Dragons, quindi io ho 15 anni che cerco qualcuno appunto possiamo riunirci qui. Ci riuniamo qui, c'è Roberto che è un master incredibile. Senti, non pareggia riunisse tutti qua e a vedere sta stecca Games of Thrones. Tutte le 8, se così iniziamo a criticare anche la prima. Dai, ci vediamo.